Parliamo con La Lacoste per Micmag Parigi e vorrei domandare, oggi c'è una presentazione di La Lacoste assieme a Richard Mason, puoi parlare un po' di questo festival e di te principalmente? Allora, intanto è io che presento il libro di Richard Mason, che è il vero protagonista dell'incontro, perché è l'autore, faccio la escort dell'autore in questo caso. Ma questo festival è nato con l'entusiasmo e la passione di ragazzi molto giovani, e siccome soprattutto nel nostro paese si fa un gran parlare in teoria dell'incoraggiare e supportare il lavoro dei giovani, poi nessuno fa niente di concreto, mi sembra invece un bel segno essere qui e appunto ed essere a disposizione, essere a servizio di queste iniziative. E a me piace molto fare gli incontri con gli scrittori, un mestiere che spero di aver imparato un po' a fare, perché da quando è stato fondato il Festival della Letteratura di Mantova nel 1997 io sono sempre stata lì, insomma, e ho avuto l'enorme privilegio di conoscere scrittori, conoscere autori, di fare cose molto, molto belle e di imparare, spero, insomma, come si fa, perché devi essere a servizio della persona che presenti e che accompagni. E queste sono, per essere qui è particolarmente piacevole perché sono terre che conosco bene, perché la mia mamma è di un paese non lontano da qui, e quindi insomma, poi c'è mio amico Paolo che mi fa da complice, e quindi direi che è una giornata, a perfect day, una giornata perfetta. Allora, il titolo del libro che presenti è Alla ricerca del piacere, Richard Mason, il titolo originale è History of a Pleasure Seeker, ed è un bellissimo e sorprendente romanzo, perché è scritto da un autore che era giovanissimo quando è esordito, ma continua ad essere giovane in modo quasi offensivo, e che però ha il passo proprio del narratore classico, perché inventa trame, inventa personaggi, ambienta i suoi romanzi in epoche molto lontane dalla nostra, e anche quando sono ambientati in epoche contemporanee riesce ad avere questa sorta di sospensione, di libertà dai segnali più visibili di un'epoca. E quindi è un gran piacere conoscerlo, parlarne con lui, leggere dei brani e vedere cosa succede. E di La Lacoste, attrice, cosa sta facendo nel momento? In questo momento, come gran parte delle persone che fanno il mio mestiere, e non soltanto nel nostro paese, forse anche buona parte del mondo, spero di riuscire a continuare a lavorare, perché davvero il momento è difficile, però sto scrivendo un piccolo saggio sull'ironia che uscirà in autunno, e sto pensando a un prossimo spettacolo che spero di riuscire a mettere in scena. Perfetto, ringrazio. Grazie a te, grazie. Grazie. A te.